Speciale Polifemo, ci troviamo a Taranto, Viale Magna Grecia, angolo Corso Italia, per la presentazione di un manifesto, di un 6x3 realizzato dal Comitato Cittadino per la tutela dell'ambiente e della salute a Taranto. Vedete, l'immagine è molto chiara. C'è il teschio rappresentante la morte, alle sue spalle le ciminiere di Ilva ArcelorMittal, questo teschio di morte che offre ad un bambino una caramellina. Insieme al bambino c'è la mamma. In alto il siderurgico di Trieste chiuso. E la scritta, che è molto significativa, anche questa volta il solito regalo. Buon Natale, bambini di Taranto, firmato i politici italiani tutti. E vedete le associazioni appunto che fanno parte del cartello del comitato, appunto l'associazione Genitori Tarantini, l'associazione Peacelink, il comitato Quartiere Tamburi, Donne Futuro per Taranto Libera, Liberiamo Taranto APS, Lavli Taranto ETS. Ancora una volta la classe politica ha tradito Taranto. L'accordo che vede insieme lo Stato attraverso Invitalia e ArcelorMittal con partecipazione al 50%, si parlava tanto di chiusura, nulla di tutto questo. Le solite pagliacciate di Emiliano, perché di pagliacciate si tratta, parliamo della decarbonizzazione che è l'ennesima favola, così come la favola della produzione di idrogeno. È un significato profondo, perché dire i politici italiani tutti è la verità. Taranto è stata stuprata da tutte le forze politiche, dal centrodestra, dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, gli altri pagliaccetti che dovevano chiudere appunto lo stabilimento. Sono tutti uguali, centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle, perché è chiaro, la situazione di Taranto peggiora. Conte si è piegato ad ArcelorMittal in un'alleanza vergognosa, in cui praticamente lo Stato si piega ad un soggetto che si è macchiato di vari crimini. Guardate qui la partecipazione, tante mamme, tanti genitori che vogliono dire la loro. E ora credo che la situazione di Taranto sia irreversibile. L'ho già detto, il sindaco, se davvero vuole la chiusura dello stabilimento, il sindaco deve firmare l'ordinanza di chiusura, senza se e senza ma. Lasciamo perdere poi cosa potrà fare il governo, perché il governo poi potrà appunto emettere dei decreti e quindi vanificare appunto quello che fa un sindaco, ma intanto proprio in concomitanza delle violazioni che realizza, che purtroppo puntualmente ArcelorMittal realizza, violazioni, sforamenti, in quel caso ci deve essere la sanzione, così in nome anche in virtù del principio di precauzione, ma anche lo stabilimento sta crollando a pezzi, in virtù del pericolo imminente lo stabilimento va chiuso. Quindi io dico al sindaco, i drappi neri ben vengano, ma non bastano, occorre chiudere lo stabilimento. Ora ci rivolgiamo un po' a vari rappresentanti di associazioni, ecco, proprio in presa diretta, chiedo scusa se vi interrompo, ho Massimo Castellana, che è appunto il portavoce dell'associazione Genitori Tarantini. Molto significativo, l'ho detto poc'anzi, questa classe politica italiana di tutti i colori, perché oggi c'è Conte e il Movimento 5 Stelle e il PD, ieri c'era il PD, avantieri c'erano Berlusconi, Lega e compagnia bella, la politica italiana ha detto: voi tarantini in nome dell'acciaio dovete morire. Ha detto anche di più: voi tarantini siete tarantini ma non siete italiani, questo è il vero senso. Quindi che i sindaci del territorio tarantino e il presidente della provincia abbiano consegnato le fasce
che sono il simbolo della democrazia di una comunità, al prefetto, è come aver lasciato l'unica arma che una comunità ha a disposizione, perché quel tricolore non è un simbolo fine a se stesso, quel tricolore è proprio l'arma che una comunità ha per confrontarsi. Quindi hanno, è una resa. Hanno ceduto le armi, si sono arrese, ma hanno fatto una cosa ancora peggiore, hanno listato a lutto le colonne doriche che sono un monumento della grande Taranto, della grande storia di Taranto, facendo significare a questo punto che Taranto è morta. Un sindaco non si può comportare così, un sindaco deve prendere quella fascia e deve dire al presidente della regione e ai sindaci e ai presidenti di tutte le province e di tutti i comuni della regione: uniamoci per uno scontro frontale a livello istituzionale. Anche una mobilitazione a Roma? Certo, anche una mobilitazione a Roma, ma io direi proprio uno scontro istituzionale per quello che consente la legge. Il sindaco, per esempio, dovrebbe intervenire presso la CEDU in quel procedimento che alcuni cittadini italiani hanno, come dire, promosso contro lo Stato italiano, intervenire veramente come parte in causa. La Regione Puglia dovrebbe farlo, tutti i sindaci di tutti i comuni tarantini, ma dovrebbero farlo tutti i sindaci che sentono ferita la Costituzione, ferita mortalmente la Costituzione. Qua si parla di una produzione strategica, qua si parla di uno Stato prono nei riguardi di un'industria che sta uccidendo la gente. Questo deve essere chiaro. Qui stanno uccidendo i tarantini, a cominciare dai più piccoli. E come? Se quelle bare bianche che ogni tanto vediamo venissero sepolte di polveri rosse buttate su questa bara dai badili tenuti in mano dal Presidente del Consiglio e da tutti i governanti. Mi sposto, la ringrazio Castellana, mi sposto da altre associazioni, altri rappresentanti istituzionali. È il bello della diretta, c'è molta gente, quindi ovviamente le immagini dobbiamo scappare. Cinzia Zaninelli mi diceva, ecco, vorrebbe dare la parola ad un'altra rappresentante. PM25, la caramella mortale. Una battuta sola. Noi siamo inferociti ed è l'unica strada, è comunque andare contro questo, ne parlavo appunto con la dottoressa Maria Grazia Serra, cioè andare contro queste decisioni governative che veramente sono vergognose, vergognose. I 5 parlamentari dovrebbero vergognarsi. Anzi, 6. Non lo so quanti sono. 6, 5. Tarantini. Ah, Tarantini. Dovrebbero vergognarsi, non dovrebbero più tornare a Taranto. Dovrebbero, magari se tornano, si devono solo nascondere, dovrebbero solo nascondere. I politici italiani hanno tradito Taranto di tutti i colori. Ah, io sono convinta che il popolo è sovrano, quindi i cittadini avrebbero dovuto avere intanto un'informazione su come, quanto saranno le ricadute sulla salute. Come medico resto scandalizzata da questo accordo. Noi insieme a altre associazioni, diciamolo a beneficio degli amici da casa, lei rappresenta l'associazione? Io sono presidente dell'associazione per medici per l'ambiente a Taranto. La dottoressa? Maria Grazia Serra. E insieme a ISLE Nazionale, cioè l'Associazione Nazionale, e a molti altri comitati cittadini abbiamo diffidato. Lunedì abbiamo inviato una PEC a Conte, a Emiliano, a Melucci e a Invitalia, perché ci stiamo comportando al contrario di quello che stanno facendo tutte le altre nazioni verso una economia che non è sempre quella con emissioni di gas climalteranti. Parlando di sanità, abbiamo il ministro della Sanità Speranza, il quale ha dichiarato in più occasioni precedentemente alla scelta scellerata di questo binomio Stato-ArcelorMittal la imprescindibilità, il principio cardine, fondamentale, sovraordinato agli altri, quello che il principio, appunto, è il diritto alla salute. Però sembra che Taranto goda
purtroppo di una extra, di una extra giudiziarietà, cioè la realtà di Taranto sembra sottratta al contesto nazionale. A Taranto si può uccidere e si può morire in nome della produzione dell'acciaio. Certo, abbiamo avuto 12 decreti salva Ilva, nessun decreto salva la salute dei cittadini di Taranto. Taranto è discriminata da un punto di vista sanitario e in un momento di pandemia in cui viene proclamato che il diritto alla salute viene al di sopra di tutto, anche del lavoro, per Taranto tutto questo non viene assolutamente rispettato. Un altro rappresentante? Allora, io sono Andrea e sono un infermiere, tra virgolette, quindi diciamo che di salute vivete in prima linea. Sono soprattutto un genitore, quindi posso fare qualsiasi lavoro del mondo. La cosa che ovviamente mi fa stare male in qualità sia di operatore sanitario sia soprattutto di genitore è questa discriminazione territoriale. Nel senso che quando sento che il ministro, insomma, Patuanelli dice che bisogna chiudere l'aria a calda e poi lo fanno, di questo governo stiamo parlando, gli altri hanno fatto i decreti salva Ilva, ma questo governo che si era, diciamo, che si dovrebbe interessare della salute, visto che Conte parla della salute come con un patto di coscienza, bisogna salvare la salute dei cittadini per salvare l'economia, però a Taranto questa cosa non viene fatta. Perché non viene fatta? Visto che il ministro Patuanelli dice che la salute è importante e bisogna salvaguardare gli operai della acciaieria di Trieste, e quindi è incompatibile con la vita l'aria a caldo, quella di Trieste, e quindi non riesco a capire perché, se è incompatibile a Trieste, non è compatibile a Taranto. Cioè è una discriminazione fatta da questo governo, mi sembra una cosa molto molto, cioè una discriminazione che porta a noi il raddoppio delle quantità cancerogene, perché la matematica non è un'opinione, ossia se io ho già un'aria a caldo o comunque sia una fabbrica inquinante che produce la metà di quello che dovrebbe produrre e inquina di più, e adesso vado a dire agli italiani adesso abbiamo risolto tutto quanto, raddoppieremo la produzione mettendo anche dei forni elettrici ma mantenendo i vecchi precedenti anche che li aggiusti, la matematica dice che se una cosa inquina e ci aggiungo altro che può essere anche meno inquinante, ma se tu fai la somma di quello più inquinante e quello meno inquinante, alla fine che c'hai? Un prodotto più inquinante che uccide la società tarantina, uccide gli operai in primis e i cittadini che non ci lavorano, e quindi viene meno il diritto, i diritti umani, il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza sul lavoro, perché i primi a essere interessati da questo omicidio e sono gli operai. Oltretutto lo stabilimento sta crollando a pezzi, sì, quindi di che parliamo? La cosa è aggiustare una macchina rotta, fai prima con tutti quei soldi che stanno arrivando a costruirne una nuova come si deve, come stanno in altre realtà europee, okay, e salvare tutto. Grazie, okay. Grazie. Walter Grubissa, noto ambientalista tarantino, anima pensante e parlante su Facebook, sui social. E allora Grubissa, l'ennesimo schiaffo alla città di Taranto. Taranto è carne da macello, i nostri bambini possono morire, le generazioni future possono essere marchiate da quel terribile codice 048 indicante appunto le patologie tumorali, e la classe politica continua a raccontare chiacchiere a tutti i livelli. Beh, non potevamo aspettarci diversamente. Anche le farse che vengono inscenate a livello locale con varie manifestazioni che lasciano il tempo che trovano, sono tutti elementi che inducono a pensare che questa città o si unisce in questa battaglia, e non solo con la città ma anche i comuni della provincia e della regione, perché è un fatto che coinvolge ormai tutti, oppure noi non ne usciremo mai. Volevo anche precisare un altro aspetto. Giustamente si è detto i politici italiani tutti. Beh, io dico anche i Verdi, perché non dimentichiamoci che i Verdi hanno sostenuto Michele Emiliano e hanno sostenuto la coalizione di cui faceva parte il PD, il centrosinistra, alle regionali. Lo stesso Bonelli si candidò alle ultime politiche in alleanza col PD,
con quel PD di Renzi, autore, quando ancora Renzi era PD, di quei decreti ammazza Taranto e salva Ilva. Sono tutti uguali, compresi i Verdi, che si spacciano per ambientalisti. Vedete, c'è una grande partecipazione, tante persone libere. Buongiorno signora, lei è qui per dare la sua testimonianza. Io sono qui in strada dal 2012, purtroppo, però visto gli ultimi accordi le nostre speranze si sono vanificate come al solito, però noi non molliamo, io in verità... Ecco, lei c'ha una caramellina che è IPA, è uno dei fattori inquinanti, come anche, ecco, chiedo all'amico infermiere di avvicinarsi, stiamo facendo vedere le caramelline, quelle mortali che il governo sta rifilando a Taranto con la compiacenza degli enti locali, IPA, benzene, PM10, di tutto di più. Io comunque le stavo dicendo, visto il cartellone che appunto dice in nome delle associazioni garantite dei bambini, io dico, ma come mai stamattina qui ci dovevano stare proprio le mamme dei tamburi con i loro bambini per manifestare, come mai non ci sono? Dopotutto è per loro. Non è per loro, è per tutti. A parte, ma principalmente per loro, per i bambini di Taranto, e poi ovviamente per noi, e per il futuro. Dove stanno? Tutte le manifestazioni, io sono dal 2012 qui, dal 2012 a tutte le manifestazioni, a tutti i sit-in, non sono mancata mai a uno. Quindi sono veramente arrabbiata. Poi il sindaco che ha dei poteri, o anche... Va di potere di ordinanza, chiudere lo stabilimento, firmare l'ordinanza di chiusura. Chiudere lo stabilimento. Anche il prefetto che rappresenta lo Stato a Taranto. Cosa fa il prefetto? Penso che ha più poteri anche del sindaco. Se poi mettiamo la politica in mezzo di intrallazzi, allora lo lasciamo perdere. Ecco, ho a beneficio di tutte le associazioni nella foga, nel bello della diretta, e siccome c'erano dei manifestanti dinanzi alle associazioni, può darsi, non ricordo bene, di averne saltata qualcuna, le ripeto, associazioni genitori tarantini, associazioni Pislink, comitato quartiere Tamburi, Donne e Futuro per Taranto Libera, Liberiamo Taranto APS, Lavli Taranto ETS. E andiamo da Aldo Schiedi, dipendente ex Ilva in AS, noto ambientalista, tante battaglie che hanno riguardato anche la sua attività professionale, perché poi è chiaro che quando si è scomodi l'azienda ti mette in castigo. La Palazzina LAF non è mai morta, prima si chiamava Palazzina LAF, ora si chiama Ilva in AS, ma chi è scomodo viene marginalizzato, viene messo da parte. E allora Schiedi, che dire, per me è un film già visto, nel senso che si sapeva benissimo quello che il governo avrebbe fatto. Le pagliacciate di Conte ai danni di Taranto, un anno fa, più di un anno fa veniva a Taranto, diceva risolverò la questione Ilva, non ha risolto niente, si è calato le braghe di Danzi ad ArcelorMittal. Hai detto bene, si è calato le braghe. Purtroppo non solo Conte, abbiamo visto tanti altri premier in passato fare la stessa cosa, abbiamo visto Renzi, abbiamo visto in passato anche altre forze politiche. Certo, il Movimento 5 Stelle io reputo che è stata la forza politica che ha maggiormente tradito le aspettative, perché prometteva totalmente altro per questa città e quindi ha tradito doppiamente. Il PD lo conosciamo, il PD è quello, quindi non ci si può aspettare più di tanto. La Lega e Forza Italia, il centrodestra, sono industrialiste per antonomasia e quindi se ne fregano della salute. Da sempre, e infatti è uno dei motivi che sinceramente mi tiene lontano dalla politica. Giorgia Meloni viene a Taranto e dice dobbiamo produrre l'acciaio perché la produzione dell'acciaio è strategico per la Germania, tanto la Meloni che se ne frega di Taranto. Confermo, ho sentito anch'io quelle affermazioni, tra l'altro forse la Meloni conosce poco la realtà di Taranto, perché
effettivamente è una forza per fare le passerelle elettorali e poi scappa. Sì, è una forza politica anche che insomma ha poca risonanza su questo territorio già da un quindicennio. Io, tornando sulla questione Ilva, dico che insomma ce l'aspettavamo questo piano industriale, che poi tra l'altro ancora non è totalmente chiaro. Il piano ambientale è come andare di notte. Si vuol continuare a produrre 8 milioni di tonnellate in questa città. Io mi chiedo, da ex lavoratore che ha lavorato quasi 20 anni nell'area a caldo, ma siamo diventati pazzi, signori? Cioè, ma conoscete realmente l'interno di quella fabbrica per parlare di questo? 8 milioni di tonnellate con quegli impianti? Allora io voglio pensare che sia stato questo detto, perché comunque bisogna dare una risposta a quei lavoratori, perché a breve ci saranno 3.000 esuberi, quindi magari è un governo che ha voluto dare una risposta, dice questi 3.000 lavoratori rientreranno nel 2025, perché altro non mi spiego, quella fabbrica non può produrre assolutamente, con quegli impianti fatiscenti, 8 milioni di produzione di acciaio annue. Non è proprio possibile. Ora, Schiedi, c'è stato anche quel comunicato ridicolo di ArcelorMittal, quando è proprio ArcelorMittal ha dichiarato che vuole caricarsi le sorti del mondo per trasformare il mondo attraverso una produzione di acciaio green, quest'altra favola dell'acciaio green. ArcelorMittal che racconta le favole appunto dopo che fa stragi un giorno sì e l'altro pure. Emiliano che si inventa di tutto di più, lo vedete, quando parla di decarbonizzazione, il sindaco che lista a lutto le colonne doriche, a me può anche andare bene questo atto, però il problema è uno solo, che il sindaco deve firmare l'ordinanza di chiusura, lo ripeterò sino alla nausea. Ben vengano le manifestazioni, ben venga la consegna simbolica delle fasce tricolori da parte dei sindaci, non la condivido perché un sindaco non deve consegnare la fascia, ma se la deve incollare al cuore perché è stato votato dai cittadini per appunto difendere Taranto, ma ben venga anche questa forma di protesta, ben vengano i drappi neri, ma poi alla fine tutto questo poi rimane solo così simbolico se non si procede con le vie di fatto. E per le vie di fatto, e per vie di fatto intendo soltanto mettere quella firmetta, ordinanza di chiusura. Concordo con te, purtroppo la politica in questa città ci ha solo abituato a slogan, però poi nei fatti concreti vediamo poco e niente. Ci hanno parlato in questi anni di piani ambientali, di ambientalizzazione, di un Ilva Green, adesso idrogeno, si sono sprecate le parole per farci capire come ambientalizzare quella fabbrica. La realtà è quella che abbiamo visto stanotte sulle varie foto sui social, che la fabbrica continua a inquinare come ieri, come il mese scorso, come 10 anni fa, se non peggio. Io credo che decarbonizzare bisogna spiegare ai cittadini di Taranto cosa significhi decarbonizzare. Decarbonizzare significa solamente ridurre di qualche tonnellata la produzione di minerale fossile nei forni, signori, è questo che significa, perché comunque si continuerà a produrre. Almeno Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, è stato onesto, ha detto, signori cari, non crediate chissà che cosa, si produrrà magari inquinando un po' di meno, ma l'inquinamento ci sarà sempre, come a dire, Tarantini, voi avete questa croce, ve la dovete tenere, significa che anziché morire 1.000 persone ne moriranno 800, però alla fine quella è la vostra fine. Esattamente così, è la cosa che fa rabbia, che la politica continua a fare due pesi due misure. A Genova l'aria a caldo che procurava malattie e morte è stata chiusa, stessa cosa nella filiera di Trieste, che possiamo vedere in questa immagine. Prego l'amico di spostarsi un attimino in favore di telecamera. Anche quella chiusa. Lì Patuanelli, triestino, è felice perché dice nel cielo di Trieste si respira aria pulita, tanto che se ne fotte di Taranto. E poi abbiamo invece il mostro, raffigurato con l'Ilva di Taranto, con un mostro dove che regala una caramella a un bambino. Io questa caramella la vedo un po' come la mela di Biancaneve, che poi all'interno c'è il veleno, quello che noi tarantini ci stiamo inalando e assorbendo da decenni, caro Luigi. Spero che
Guarda, non so più che sperare. No, dico soltanto una cosa, che ora, visto che la classe politica finora non è stata a nessun livello all'altezza, ha subito, magari ora piange, ma non ha senso, una mobilitazione forte della città, civile e democratica, civile, senza alcuna forma di violenza, ma la città deve scendere in campo, perché non è possibile, tutti amiamo il Taranto Calcio, ci mancherebbe altro, è la nostra, il calcio, la squadra del calcio è certamente uno strumento di crescita della città, però vorrei capire perché nel momento in cui il Taranto Calcio ha subito delle penalizzazioni, ha subito dei torti della giustizia sportiva, giustamente la città è insorta. Mi domando perché non insorga dinanzi a questi scempi, e qui non stiamo parlando di un pallone, ma stiamo parlando di vite umane. Un tempo si poteva pensare che ci fosse ricatto occupazionale, oggi non c'è nemmeno più quello. 1.600 persone, anzi 2.586 messe alla porta nel 2018, 3.000 se ne prevedono quest'anno, quindi quasi 5.000 persone fuori, una fabbrica ormai svuotata anche di lavoratori. Mi chiedo perché anche i lavoratori non sono a sostegno della città. Signori, non si può, io credo che siamo in un punto di non ritorno in questa città. È l'ultima chance che ci possiamo giocare per farci sentire a livello nazionale, europeo, dopodiché, non lo so, ci toccherà fare le valigie. Grazie Schiedi, io volevo recuperare Sabrina Esposito, eccola qui. Sabrina Esposito, la figlia di Sandro Esposito, un grande ambientalista. Un padre, una persona dal cuore d'oro, quasi due mesi fa circa mi pare, è passato a miglior vita, è morto con un tumore, con tanta dignità. Sandro Esposito era quello che realizzava, e qui c'è una commozione da parte mia, questi grandi cartelloni in cui denunciava quello che si sta facendo questa mattina. Sabrina Esposito, figlia appunto del compianto Sandro, ne ha raccolto il testimone. Buongiorno a tutti, sì, mio padre non c'è più da due mesi, ma io vivendo in Germania, in questo momento stando qui a Taranto a causa Covid, in queste manifestazioni, in questi sit-in, in questo caso oggi si sente un pochino forse anche la sua presenza, sicuramente non fisica ma comunque morale, una bella presenza. La città deve rispondere, la Molle Tarentum deve rispondere. Esattamente, deve rispondere, ma stando tutti quanti uniti. Io personalmente mi aspettavo molte più persone, non dico tutta la cittadinanza, ma comunque altri esponenti di altre associazioni ambientaliste e non anche. Purtroppo ci sono associazioni che non hanno lo spirito di gruppo, nel senso che lo dico apertamente, ci sono associazioni che quando organizzano loro una manifestazione la promuovono, quando la organizzano altri non si presentano, e qui non dobbiamo coltivare il nostro orticello, la battaglia non è appagare il nostro ego, ma la battaglia è uccidere il mostro e difendere la nostra salute e quella dei nostri figli. La battaglia è di tutti, di tutti i tarantini. Non ha colori politici e non ha neanche coloriture di associazioni. Assolutamente, come stavo dicendo prima, la battaglia è di tutti. Bisogna andare avanti, ma uniti appunto per poter distruggere questa cosa brutta che noi tarantini ci portiamo dalla fine degli anni 50 con Little Cedar, poi con l'Ilva e adesso con ArcelorMittal. Grazie, vedo se ancora ci sono altri rappresentanti, ma credo forse ne avrò saltato qualcuno, perché chiaramente si è in tanti, però voglio ritornare su questo manifesto, guardatelo, mi ha molto ma molto colpito, guardate, il fallimento della classe politica italiana, il dramma di Taranto. Taranto deve vivere di altro, deve vivere di mare, di turismo, di agricoltura, di storia, di tradizioni, di università. Taranto è stata baciata dalla sorte, da madre natura per le sue bellezze naturali,
Però Taranto è stata oltraggiata dalla classe politica. È l'ora che Taranto si svegli, che risponda, che non accetti gli inganni, i doppiogiochisti di turno, quest'altra favola della decarbonizzazione, un'altra stronzata di Emiliano, così come la produzione ad idrogeno, altra favola. Si vuole prendere tempo, questa è la verità, si vuole prendere tempo. Ora dice il sottosegretario Turco, sembra scomparso, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, la massima carica istituzionale governativa a Taranto. Non si hanno risposte da parte di Turco, parla che il governo ci mette la faccia, bella faccia ci mette il governo ad andare a braccetto con ArcelorMittal. Io con dei criminali mi vergognerei di andare a braccetto, ma evidentemente il governo pensa alla produzione dell'acciaio, ma la cosa assurda è che poi questo acciaio, l'assurdo, è che non si vende neanche, questo è l'assurdo. Cioè l'azienda è indebitata fino al collo, l'occupazione non è salvaguardata, ma di cosa stiamo parlando? Bene, qui ci sono altri amici ambientalisti, lui abita al quartiere Tamburi e penso che la pazienza sia finita. È arrivata al limite la pazienza e niente, io mi sono molto arrabbiato perché vedo sempre le stesse persone qui. Il quartiere Tamburi che doveva mobilitarsi in massa per fare veramente una guerra, non la vedo proprio presente, questo mi rammarica tantissimo. Intanto ognuno di noi ha una coscienza e si batte. Sì, io ho la mia coscienza pulita, faccio questa lotta per i miei figli e per i bambini di Taranto. L'ultimo bambino che è morto, Vincenzo Fornaro, mi ha letteralmente distrutto perché ha fatto anche la prima comunione con mia figlia. Quindi mia figlia ci è rimasta anche malissimo di questo bambino qua. Vedere quelle scene là, al funerale del bambino, gli amichetti, piangere vicino la... Quasi a voler strappare il corpo. Sì. È stata una cosa straziante. Questo vetro che questo separa la vita dalla morte. Straziante e non voglio che accada più a nessun bambino. Quindi la gente si dovrebbe svegliare. Non esiste il Covid. Qui a Taranto si muore di tumore, non di Covid. Si muore anche di Covid, ma sono poche le persone che muoiono di Covid. Non mettere le mascherine per il Covid, ma per l'Ilva dovremmo vivere, da 40 anni dovremmo stare con le... Dobbiamo mettere per l'inquinamento dell'Ilva. Per me il Covid esiste, sì, per me è un'influenza che è curabile, il tumore quando ti viene non hai scampo. Grazie. E allora chiedo scusa se interrompo, abbiamo altri rappresentanti. Vuol dire qualcosa? No, grazie, no. Vabbè, sono un po' timidi, diciamo così. Bene, c'è tanta rabbia, certo. Cioè, non è possibile continuare così. Noi continuiamo a pensare qual è la soluzione, quali sono le strade, le associazioni, unire, tutte queste cose, però poi alla fine c'è anche un ritorno di umore, no? Cioè io sono depressa, cioè voglio dire, dopo tutte queste battaglie perse, è logico che... Penso che a Taranto bisogna invertire... Ma le altre associazioni dove stanno? Ma dove stanno? Le altre associazioni, ripeto quello che ho detto 2 minuti fa e non ho problemi, ogni associazione ha una propria, ovviamente, un proprio modo di vedere. Ma lo dico io e mi assumo le responsabilità. Domanda: perché questa mattina non c'erano qui Giustizia per Taranto, non c'erano Liberi e Pensanti? Voglio sapere solo questo. Non bisogna spaccare il fronte ambientalista delle associazioni, per carità, ma avrei voluto che, come hanno fatto Genitori Tarantini e tante altre associazioni che hanno partecipato ad altre manifestazioni organizzate da altre associazioni, avrei voluto lo stesso da parte di questa ed altre associazioni, perché l'obiettivo non è essere le prime donne, ma l'obiettivo è combattere il mostro, combattere un governo che ci ha condannato a morte. Scusate, ma io avevo questo rospo da buttare fuori.
stiamo lavorando anche su questo, le associazioni si compatteranno. Spero. Un passo indietro tutti quanti, andremo insieme, perché insieme dobbiamo stare. La cosa che ci interessa è che siamo contro questo accordo, e contro questo accordo siamo tutti. Speriamo che, ripeto, l'auspicio ovviamente è questo. Bene, ci congediamo qui con il nostro imperativo, l'imperativo categorico, come l'imperativo categorico kantiano. Taranto senza Ilva, senza se e senza ma.